Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Bergaster. Oggi ci spacchiamo un gioco a PK, si chiama Pilotir. Dovremmo appunto pilotare un jetpack. Chi mi ha consigliato il gioco mi ha detto che non è affatto facile, quindi preparatevi un sacco di risate e buttiamoci subito. Il nostro nome è Bergaster, come ovvio. E il giornale di oggi riporta che il rinomato inventore Bergaster ha creato il primo jetpack al mondo. Quindi siamo gli inventori, i fieri inventori del primo jetpack al mondo. Vediamo un po', è appena stato inventato questo jetpack, quindi probabilmente avrà qualche difficoltà di volo, forse. Sì, appunto. Allora, vediamo. Toccando nella parte in basso a destra dello schermo faremo andare il propulsore posteriore e quello inferiore, mentre tappando, cliccando sulla parte in basso a destra dello schermo avremo accesi il propulsore anteriore e il propulsore che spinge in basso. Quindi bisogna un po' giocare tra questi due. Riproviamo perché non siamo andati a vedere qual era la nostra missione. Qual era la nostra missione? Atterra sulla prima panchina. Accetta. Vediamo un po'. Z per il posteriore. Poi bilanciamo e atterriamo come dei veri pro, come dei veri inventori, come dei veri cacciatori sulla prima panchina. Altra missione. Rimane in aria per almeno 2 secondi. Quindi atterra. Col piede magnetico atterriamo sullo spigolo della cassetta delle lettere e abbiamo completato 2 secondi di volo. Prossima missione sul banchetto degli hot dog. Ragazzi, mi sta venendo una fame da urlo, ragazzi. Non avete idea. Veramente sacrifici per fare i vostri video, eh. Allora, fai un backflip, quindi a terra. Vai! Backflip! Madonna, ragazzi! Madonna, che bravi che siamo diventati! Backflip, easy peasy. Oltretutto nessuno dei due motori, né quello anteriore né quello posteriore, erogano una potenza costante, costringendoci a continui cambiamenti di rotta. Mi ricorda tanto un mezzo che ho visto una volta in South Park. Ehi ragazzi, vi piacciono i Team Pokémon? Sì! Allora andrete pazzi per la Action Bike Sbullo Sfittata! Action Bike Sbullo Sfittata, la bici più sgriteriata! Il governo ha paura di cosa il jetpack possa diventare per la società. I leader dicono i piedi della gente dovrebbero rimanere a terra. Tenete sempre i piedi per terra, ragazzi. L'umiltà e spaccarsi la capa sui ponti sono la prima cosa nella vita. A terra sulle scatole dei giornali. Accetta e let's do it. Anzi, just do it. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Ok, stiamo cominciando ad acquisire una padronanza, insomma, del jetpack appena inventato. Ok, i trasferimenti, come vedete, a lunga distanza sono sempre movimentati. Jetpack, devi andare dove ti dico di andare. Non puoi fare il cazzo che vuoi. Madonna, t'ho pure inventato, t'ho fatto, ti disfo. Ti odio. Jetpack, potevo inventare qualcos'altro, tipo la televisione, così tranquillo. No. Sei uno spericolato, vecchio mio. Tiriamo un po' più d'occhio. No! A terra sul coso di gelati. Ok, di là. Quindi, vamonos. Di schiena? No? Coi piedi? Anche voi, però, pretenziosi, eh. Ah, non era sott'acqua il negozio di gelati? A culo! Voglio un gelato! Voglio un gelato!
Voglio un fottuto gelato! Ho mega fame! Mamma, mamma, posso andare a comprare un gelato? Ma certo, figliolo. Ma mamma, mi devi accompagnare, ho rotto la bici l'altro giorno. Non fa niente. Prendi il jetpack di papà. Ma mamma, il jetpack di papà è pericoloso. Che nervoso. Voglio un gelato! Bastava urlare, come sempre. Tre medaglioni per noi. In 2 secondi e 55. Nuova missione. Fai un front flip, quindi a terra sul negozietto degli hot dog. Non avendo il limite di tempo, possiamo prendercela più comoda e riuscirci al primo tentativo. Cacciatore di jetpack. Bergaster sciocca la città. Bergaster sciocca la città con le sue acrobazie da urlo. Col jetpack. Modestamente. Magari i governi cambieranno idea. Missione del bagnino. Vola sopra tre nuvole, fai tre backflip, quindi... Ah no, vola sopra le nuvole, fai tre backflip a terra. Richieste oneste. Sopra le nuvole, 1, 2, 3, e atterriamo ovunque. 3 stelle. Piloteer, devo raccogliere le lettere in ordine, penso, quindi atterrare. Vabbè, non c'è il problema di poterle prendere in ordine sbagliato. Più o meno è il lavoro dei cerchi di prima. Cazzoso più o meno uguale, sì. Fontana. Pilotir. Madonna, no! Ce l'avevo fatta, cazzo! Di nuovo. Vai. La Madonna, fai la Madonna. Vai, lotte. I R. No! Come ho dovuto a farmi questo? Una domanda che mi sorge spontanea è: dato che quando vola le braccia svolazzano proprio come se non stesse afferrando nulla di che, come lo comanda questo oggetto? Una spina nel culo? Ed ecco perché è così difficile da governare. Il tizio usa senza le mani. Sì, dai. Sì, ti prego. No, no, no. Posso considerare questo come il compimento proprio dell'obiettivo della mia vita? Non mi spingo oltre, non oso neanche immaginare quanto possono essere complessi e complicati i prossimi livelli. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su, commentare, sapete dove commentare, e sapete che ci fa sempre, sempre un gran piacere. Io sono Bergaster e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi!